Anzitutto desidero anch'io ringraziare vivamente, più vivo ringraziamento alla Presidente signora Masini, al signor Sindaco, al Vice Sindaco signor Salvi e a tutti coloro che si sono impegnati non poco per realizzare questo primo raduno delle famiglie vicine. E non è il solito ringraziamento topico, perché penso che tutti siamo consapevoli che si tratta di un momento veramente importante per tutti noi che desideriamo fare qualcosa di utile per i bambini che conosciamo. E un grazie inoltre per l'affettuosa accoglienza in questa bellissima sede, in questa meravigliosa regione. Questo è il primo bambino segnalato nella letteratura internazionale di un bambino italiano con la sindrome di Guillain-Barré, segnalato da Cavaliere e collaboratori nel 1964. Un anno dopo che la sindrome era stata individuata dal professor Lejeune, che io avevo avuto occasione di conoscere a Parigi nel 1904, anni prima, nel 1959, quando mi trovavo là con la professoressa Luisa Massimo di Genova, entrambi assistenti alla clinica pediatrica dell'Università di Genova, e con una borsa di studio del Centre International de l'Enfance. Durante quel corso il professor Lejeune venne a farci vedere al microscopio un vetrino sul quale si poteva vedere che un bambino con la sindrome di Down aveva un cromosoma 21 in più. È di quegli anni la nascita della citogenetica, una scienza quindi relativamente giovane. Infatti, fino a pochi anni prima, non si sapeva neppure quale fosse il numero esatto di cromosomi umani. Si pensava per la verità che fossero 48, mentre in realtà sono 46, come poi si è stato scoperto soltanto nel 1956. Quali sono le caratteristiche di questo bambino, che è un bel bambino, come vedete? Il volto arrotondato, detto a luna piena, le rime oculari orizzontali lievemente inclinate all'esterno verso il basso, l'applica cutanea all'angolo interno dell'occhio chiamata epicanto, la radice del naso allargata, il mento retratto, microretroniazia, la bocca detta d'arco di cerchio. Queste caratteristiche di per sé non avrebbero una grande importanza, sono quelle che i medici chiamano in un termine scientifico dimorfismi, ma in realtà non hanno particolare importanza, sono però il segno della sindrome e sono quelle che rendono questi bambini somiglianti fra di loro, anche se poi somigliano naturalmente anche ai loro genitori. Questo non sarebbe importante, come dicevo, se non che purtroppo la sindrome, la mutazione cromosomica, coinvolge lo sviluppo cerebrale e che si può vedere anche qui dalla microcefalia, che è poi quella che purtroppo condiziona il ritardo dello sviluppo psicomotorio. Sì, questo è un altro bambino, come vedete, che ha appunto questo epicanto, il filtro breve, questo si dice, questa zona dell'arco superiore, la bocca d'arco di centro, il microretroniazia. Quello che è stato caratteristico di questa sindrome è che oltre a questi caratteri esiste questo tipico pianto acuto e flebile, simile a un miagolio, che è quello che ha dato il nome alla sindrome. Questo è un vecchio cariotipo, uno dei primi casi che ho diagnosticato tanti anni fa, e che dimostra comunque, era per farvi vedere la... Qui sono i cromosomi ancora raggruppati, diciamo, che ricordano la forma nucleare. Penso che tutti sappiate che il cariotipo sul sangue periferico può essere fatto appunto con un semplice prelievo di sangue. Le cellule nucleate e i linfociti che ci sono dentro vengono messi in opportuno terreno di coltura a 37 gradi, si aggiungono delle sostanze per farli moltiplicare, poi si blocca la moltiplicazione in una fase è chiamata metafase, in cui si vedono bene, sono sparpagliati, il vetrino viene fissato, fotografati e poi raggruppati,
ritagliati e raggruppati in quello che si chiama il cariotipo, appaiati secondo caratteristiche basate su convenzioni internazionali fin dagli anni 60. Ecco, questo è un cariotipo appunto di Otriscià che vivono solo in quei 46 cromosomi, di cui quinto paio, il braccio corto del quinto paio, come potete vedere, di uno dei cromosomi del paio, presenta una deviazione. Ed è questa la mutazione cromosomica, della quale non si conosce la causa, ecco, che purtroppo condiziona la sindrome. Questo è un cariotipo normale, già ordinato, e un cariotipo femminile, dove due sono i cromosomi del sesso, XX, XY, e altri 44 sono quelli che condizionano tutti i nostri caratteri, e si chiamano cromosomatici, si chiamano autosomi. La prossima, nella prossima diapositiva sono indicate le più importanti sindrome cromosomiche, che possono essere di numero o di struttura. Di numero vedete la trisomia 21, la sindrome di Down, 3 cromosomi, cromosoma 21 in più, la trisomia 13, un cromosoma 13 in più, la sindrome di Patau, molto grave, la trisomia 18, sindrome di Edwards, anche molto grave, un cromosoma 13, 18 in più. Poi per quel che riguarda i cromosomi del sesso abbiamo una X in più, sindrome di Klinefelter, XXY, soggetto maschile, normale, maschio, stelle, un cromosoma X solo del sesso, X0, la sindrome di Turner, soggetto femminile, basso e sterile, e poi quelli di struttura, tra cui la più frequente, proprio quella del Krivishà, vedete qui si vede ancora meglio, era più ampia che quella precedente, la deviazione del braccio corto di uno dei cromosomi del quinto paio, e poi c'è la 18 più meno, e come si dice anche, braccio corto si chiama P per convenzione internazionale lungo Q, per cui si dice 5 più meno anche. E questa è la 18 più meno, che per frequenza, se tiene il risultato dopo, è anche qui la deviazione del braccio corto del numero 18. L'incidenza è, come sapete, piuttosto rara, ecco, 1 a 50.000 stimata, ed è anche rara rispetto a soggetti che attengono tutti istituzionalizzati. Questi sono dati ricavati dal professor Nibun, professore danese che nel 78 ha raccolto tutti i casi della letteratura internazionale, che erano 380, più di 300. La prossima. Ecco, da che cosa è dovuto il caratteristico pianto? Da alterazioni periferiche, diciamo, si ritiene, ecco, la laringe piccola, debole, anche l'epiglottide piccola, floscia, però anche si pensa concorrano alterazioni neurologiche, organiche e funzionali. Questa conformazione laringea può creare problemi in caso di anestesia, e ci sono alcuni lavori internazionali su questo punto, di segnalazioni di problemi da parte di anestesisti. E proprio la scorsa settimana sono stata contattata da una collega anestesista che ha dovuto intubare un piccolo bambino di 4 mesi che attualmente è in ventilazione assistita per una grave broncopolmonite e che ha avuto molte difficoltà e che appunto mi voleva sentire su questo, diciamo così, è stata in qualche modo confortata dal fatto che si conosce che esiste questo problema, non è che esista sempre, ma in quel caso, in alcuni casi, può essere un problema. Poi è stato discusso se, già nei decenni scorsi, se il pianto poi sparisse o no nell'età adulta, ma comunque, nella maggior secondo Nibur, secondo altri autori, anche nella mia personale esperienza, rimane particolare anche per tutto il resto, per tutta la vita. Ecco, questa è un'altra bambina, uno dei primi casi che ho diagnosticato personalmente, che vedete ha queste caratteristiche, questa 3 anni, l'epicanto, può esserci lo strabismo divergente, sempre questa bocca col taglio un po' particolare.
Ecco qui il diprofilo, la microretrognazia, le orecchie piatto e pubace, tutte cose che poi non hanno particolare importanza perché molte persone normalissime hanno anche questi caratteri. Ecco, il punto purtroppo, come dicevo, è quello dello sviluppo cerebrale. Ecco qui la bambina, vedete che è una graziosa bambina, che però a 3 anni ancora non stava in piedi. Si parla di soggetti purtroppo istituzionalizzati dalla nascita su consiglio medico per quei motivi che allora, ecco, su, in seguito alla diagnosi, come ha già detto la Presidente. Ecco qui poi ci sono anche anomalie dei dermatoglifi, quei solchi che abbiamo nelle mani, nelle dita che costituiscono le impronte digitali, è un solco palmare unico e l'appiattimento si vedrà anche meglio nella prossima, ecco, questo solco palmare unico e un appiattimento di quelle delle eminenze, si chiamano tenere potena della palma della mano. Ecco, questa è diventata grande, ecco, la vedete, ecco, le caratteristiche da ragazzi grandi si modificano. Il volto diventa allungato, un po' simmetrico, qualche volta si dice, e c'è una malocclusione dentaria frequente, adesso poi vedremo questi problemi. Ecco, difatti, giustamente la Presidente ha coinvolto anche i colleghi che si occupano di odontologia. Questa è Liberata, che è una bambina i cui dati mi sono stati dati dal professor Franceschini di Torino, ecco, che credo che sia più con noi oggi. Ecco, già più grande, questa è una piccolina, più piccola, la prossima. Ecco, qui è grande, la prossima. Ecco, la mano è anche un po' particolare, le mani sono piccole in generale, specie per una brevità di questi metacarpi, quarto e quinto, e quindi è anche riconoscibile, diciamo, ad un occhio esperto. Ma lì forse è un fatto occasionale, sì. E questa è Giulia, che abbiamo qui con noi, con piccolina. Ecco, questa è stata diagnosticata dal professor Tengoni, che mi ha fatto di Padova, questa che mi ha dato, era la mia Valpenesi, e questa era più grande, anche se era meno grande di adesso. Ecco, l'abbiamo qui con noi, non so se si riconosce una fotografia. La prossima. Ecco, vediamo un pochino quali sono i problemi presentati da questa bambina nel corso della loro vita, poi sono già grandi, li avrete anche già un po' vissuti, e che cosa si può fare? Ecco, questo naturalmente è rivolto anche a quelli che li hanno ancora piccoli, ma comunque è un discorso generale. I problemi sono più frequentemente neonatali, l'asfissia perinatale, il basso peso alla nascita, episodi di cianosi, come questo piccolo bambino che vi dicevo di 4 mesi aveva già episodi di cianosi anche precedente subito dalla nascita. Suzione debole, difficoltà di suzione, questi quasi tutti l'hanno sperimentato, ecco, anche se abbiamo recentemente, ce n'è uno che sta succhiando al seno, ecco, che anche questo non mi era mai capitato di vedere, quindi mi ha fatto molto piacere. Ecco, poi la mortalità, ecco, qui la mortalità era stata stimata in generale su tutti i casi della letteratura dal professor Libu nel 10% dei casi. Però la maggioranza avviene nel primo anno e particolarmente nel primo mese di vita, per insufficienza respiratoria, per cardiopatia congenita, per infezioni respiratorie. Poi, dopo di questo periodo, la sopravvivenza è abbastanza prolungata e molti, io supero i 50 anni di età ed io ho una delle mie pazienti che ha 56 anni attualmente. Ecco. Malformazioni congenite, queste non sono molto frequenti, comunque possono essere al cuore, naturalmente è opportuno oggi, poi l'avete anche fatto a suo tempo, sarebbe stato fatto se ci fossero state le indicazioni, comunque ormai di routine si fa un elettrocardiogramma, un ecocardio bidimensionale, anche perché oggi ci sono questi mezzi più a disposizione che un tempo non c'erano, e malformazioni intestinali, anche malrotazioni possono esserci, naturalmente si faranno le indagini opportune, renali, anche qui adesso si fa rutinariamente, anche quasi tutti i bambini, l'ecografia dell'apparato lipoietico, poi anche l'ecografia delle anche, che adesso si fa praticamente come screening di tutti i bambini,
La labio palatoschisi è rara, che invece è più frequente nella 4P-, un'altra sindrome strutturale rara, la sindrome di Wolf. Ecco, e che rara invece direi è nella criticità. Poi la posizione anomala dell'uretra, l'ipospadia, la ritenzione del testicolo, che intorpidismo invece sono piuttosto frequenti. Le ernie inguinali, la sindattilia, cioè la fusione di due o più dita, non è particolarmente importante. Tutti questi problemi si possono risolvere facilmente grazie all'intervento dei chirurghi pediatri. I problemi anestesiologici abbiamo detto. In caso di interventi chirurgici, sia per la laringe debole, per la malformazione dell'epiglottide, per il palato ogivale, che vuol dire profondo, per la mandibola retroposta, eventualmente poi, naturalmente, se sono cardiopatie congenite queste aggravano, possono esserci questi problemi. Infezioni ricorrenti. È sempre stato segnalato che nei primi anni di vita almeno, e poi voi vi potrete anche confermare con la vostra storia, che esistono, c'è una ricorrenza più frequente che in altri bambini di infezioni respiratorie, soprattutto e anche intestinali. E posso anticiparvi, non so se c'è qui il signor Rizzi, non è forse ancora arrivato, tra di noi, ecco, che un papà di una bambina che è già piccolina, che sta per laurearsi in medicina, con cui faremo un'indagine, ha preso per sua iniziativa, su questo aspetto immunologico, perché sta lavorando in un importante laboratorio del Policlinico dell'Università di Milano, sul proprio campo di immunologia, e quindi faremo una tesi la sua tesi di laurea, perché proprio lo fa veramente, ecco, lo sente molto naturalmente questo problema, su questo problema delle infezioni respiratorie. Questo farà parte ecco, anche del progetto, è uno dei dati clinici e dei dati che metteremo insieme nella nostra banca dati di cui parlate, e che serviranno anche a saper sempre intervenire meglio in questi bambini. Naturalmente tutte le vaccinazioni obbligatorie e facoltative sarà bene che siano fatte, nel caso vostro, ma lo dico per quelli piccolini. Ecco, poi i disturbi neurologici di cui parleremo dettagliatamente dopo. In genere i bambini sono ipotonici, diciamo noi, nei primi mesi, anni di vita, cioè non si reggono, tardano a mantenersi seduti, a portarsi in piedi, a sorreggere il corpo, anzitutto. Ecco, e poi però può insorgere successivamente un aumento del tono. Ecco, ma tutti questi problemi, come vi dirà bene dopo Marilena Petrinanzi, ecco, possono certamente essere influenzati dai precoci interventi riabilitativi, ecco, sia l'ipotonia sia l'ipertonia. Può essere utile un'ecografia transfontanellare alla diagnosi, che è un esame molto semplice che oggi è a disposizione, ed eventualmente l'attacco, la risonanza magnetica, insomma, anche qui potremmo poi discutere dell'utilità di fare o non fare. Ecco, c'è il problema dell'anestesia un pochino, comunque anche questo fa parte degli obiettivi possibili. Le crisi convulsive sono rare, l'elettroencefalogramma naturalmente in questi casi, e le terapie che fanno tutti i bambini che hanno delle comizialità. Ecco. E poi sul problema del ritardo psicomotorio interverremo dopo, già c'è l'imperatività segnalata e l'importanza degli interventi educativi precoci nell'ambiente familiare del supporto psicologico della famiglia. Proseguendo, ecco, i problemi oculistici, c'è lo strabismo divergente, raramente l'atrofia del nervo ottico, può esserci miopia e cataratta, naturalmente una vista oculistica, come si fa anche peraltro per gli altri bambini, così per fare i bilanci di salute, ecco, sarà opportuno. E per le correzioni del caso. Sono abbastanza frequenti disturbi ortopedici, il piatto, il cuino varo, anche questi possono beneficiare naturalmente dei controlli ortopedici, che probabilmente avrete già anche fatto. La scoliosi è piuttosto frequente nelle età più avanzate, e quindi va tenuto presente e cercare di prevenire, di curare, ecco, di ricordarsi di questo aspetto che io ho visto piuttosto frequentemente. Ecco, la malocclusione dentaria è molto frequente ed è generalmente un morso aperto tipo seconda classe. La vista ortodontica è preziosa e la presidente, come sapete, l'ha previsto senza che ci fossimo messi d'accordo. Ecco, questo
Questi sono dati che io ho raccolto nell'87, quando mi fu affidato il congresso, al congresso della relazione sulle manifestazioni tardive, perché avevo il più gran numero di casi grandi, adulti, di bambini, di sindrome di Cushing, al congresso nazionale di genetica qui a Siena nel 1987. E adesso non sto a farvi passare tutti questi dati relativi al pianto, ma solo alcuni punti. Ecco, l'ipotonia che è frequente sia la diagnosi, ecco, sia nelle oltre i 10 anni, poi le infezioni erano segnalate come abbastanza frequentemente sia nei bambini piccoli che più grandi, lo strabismo, ecco, questi dati sono stati raccolti col contributo di tutti i principali laboratori di citogenetica e centri servizi di genetica d'Italia, quindi è stato un frutto della collaborazione di tutti questi centri. E qui, ecco, volevo parlare un attimo brevemente del peso della statura che si è potuta avere di 55 di quegli 87 casi che avevamo allora, e che rimane generalmente bassa. La maggioranza sono sotto la norma, sotto il terzo centile, diciamo noi, ecco. Poi però ci sono un buon gruppo che sta nella norma e anche nella media della statura, e anche possono esserci casi con una statura superiore alla media. Questo è il peso, scusate, ma lo stesso discorso è per la statura. Ecco, quindi ecco qua che la maggioranza rimangono piccoli, e però ce ne sono circa la metà, o meno della metà, nella statura media, è anche un piccolo numero con stati alti, decisamente. Ecco, questo era che è un dato che concorda con quello della letteratura internazionale. Ma vuol dire che è il 50° centile quello della media. La norma va dal terzo al 90°, i più bassi, ecco, la fascia della norma va dal più basso al terzo centile, ecco, vuol dire che il 3% della popolazione sta lì, soltanto, ecco. E solo il 10% sta oltre il 90°, mentre la media della popolazione sta al 50°. E poi, ecco, è la fascia, naturalmente una curva, ecco, la curva di Gauss, per cui abbiamo nella... E quindi questa 50° centile ci sta il 50% della popolazione, quindi la media. Dunque, la circonferenza cranica purtroppo è invece bassa, sotto il terzo centile, ed è questa la cosa che è naturalmente la più importante, che sta sotto il terzo. Però, ecco, anche qui si vede, come qui e qui, la variabilità già dei dati. Ecco, perché esiste anche nella sindrome, nonostante questi caratteri comuni, una variabilità. Ecco, e vedete che 3 soggetti su 41, ecco, erano nella norma già terzo decimo centile, un soggetto nella media proprio della popolazione generale. Ecco. Queste, anche qui non sto a elencarvi tutte le caratteristiche, la scoliosi, dunque vediamo un po' la malocclusione dentaria, vedete che su 14 su 17, la scoliosi era 9 su 17, questi di grandi, avevamo allora una ventina sopra i 10 anni. Ecco, il piede piatto, ecco, 7 su 14. L'incarottimento precoce, questo era stato segnalato, ve lo dico come un po' una curiosità senza importanza, era stato segnalato che poteva esserci l'incarottimento precoce. Una certa ipertonia, ma qui tenete presente che sono soggetti che erano stati tutti sempre in istituto, e questo è il punto. Lo sviluppo sessuale normale in tutti. Ecco, il deficit del linguaggio, anche qui, moderato, è grave in generale, anche in quei casi è sempre stato detto grave, però già 2 su 17 e avevano quello moderato, e 3 su 16 dei piccoli. Il numero qui è che erano i casi, erano tutti i casi, ecco, che però erano di più casi, ma non tutti erano ancora in grado di, erano piccoli, non si poteva valutare lo sviluppo. Il deficit del linguaggio grave su 13 su 16 e 15 su 17. Il ritardo mentale moderato 5 su 21, 2 su 17 dei grandi, ritardo mentale grave 16 su 21, 15 su 17. Però, come dico, bambini, tutti, quasi tutti.
artisti di questi di allora in istituto. E certo c'è la iperattività, e la iperattività, questa vivacità eccessiva, ecco, era praticamente nella maggioranza. E veniamo al problema del ritardo mentale, che è quello che naturalmente ci sta più a cuore. E qui dobbiamo fare una distinzione netta tra tutti i dati fino agli anni 80 e oltre, potremmo dire, e quelli dei più recenti, perché quei dati si riferivano esclusivamente a pazienti istituzionalizzati. E quindi Breg parlava di un quoziente, ecco, tutti i casi adulti inferiore a 20, bassissimo. I casi danesi del professor Nibor arrivavano massimo all'età di 3 anni. Ecco, e dice il professor Nibor che non erano in grado, camminavano tardissimo, alcuni non hanno neanche mai imparato a camminare, non ad alimentarsi da soli, ad aver cura della propria persona, e linguaggio praticamente assente. Ecco. Mentre dobbiamo arrivare all'80, al primo lavoro, adesso lo vedremo in dettaglio, della dottoressa Wilkins, degli Stati Uniti, che su 65 ragazzi allevati in famiglia, ecco qui con il primo lavoro, sono pochissime, adesso vedrete, ecco, sono avevano un quoziente intellettivo di 42, andiamo, e parlava di livello pari a un bambino di 5-6 anni. E anche qui allora avevamo già potuto rilevare il ritardo grave nei casi adulti, lo sviluppo migliore nei casi recenti, il carattere dolce ed affettuoso nella maggioranza di tutti i bambini, si può dire, e talvolta iperattività. No, niente. Ecco qui già allora dicevo appunto l'importanza dell'ambiente familiare, degli interventi educativi precoci e del supporto psicologico al bambino e alla sua famiglia, che portava un migliore sviluppo psicomotorio. E qui veniamo alle diapositive più recenti sui lavori specifici relativi allo sviluppo, che sono 3 in tutto. Uno nel mondo, uno è da, quindi pochi dati, perché finora questi non sono sui libri. Sui libri, giustamente come saprete, esistono ancora i dati precedenti, quelli relativi ai pazienti istituzionalizzati, e sono anche quelli che quindi in definitiva conoscono i medici, che trovano i medici sui libri. Ecco, perché come dicevo, i lavori sui dati invece che indicano una prognosi nettamente migliorata dei bambini con la sindrome di Duchenne sono questi. Uno è della dottoressa Wilkins, Virginia, su 65 soggetti, e notate che sono età media 8 anni, da 2 mesi a 26 anni, quindi poi lo sviluppo l'ha potuto valutare su 33 soltanto. E quindi deambulazione autonoma, dunque abbiamo, come vedete, un piccolo numero che cammina già 6% sotto i 2 anni, un grosso numero, la metà, dai 2 ai 3, e anche un buon numero arriva alle 4-5, quindi in pratica il 91% cammina ai 5 anni e già più della metà, 60% e più, camminava a 3 anni, solo un 9% cammina più tardi a 6-8 anni. E vedete quindi quanto sia migliorato già il risultato, bambini allevati in famiglia, e interventi educativi precoci. E poi vedete anche che c'è una variabilità, già si vede anche qui la variabilità. Questo è il test di Lane, perché è quello che ha utilizzato, che anch'io ho poi utilizzato, che la scheda che vi è pervenuta, tradotta e modificata, insomma, così con piccole modifiche. Ecco. Questa invece è la successiva, quella che... E quella che poi sarà inviata successivamente dopo raccolta questa, e che è la stessa utilizzata dalla Wilkins, che riguarda invece il quoziente sociale, lo sviluppo sociale, tutti i comportamenti successivi che riguardano più da vicino i vostri ragazzi, ecco, ma che era previsto già di mandare successivamente. Ecco, e qui, ecco, con questa scala, tutti vedete,
Il quoziente sociale medio generale è di 42, con valori normali che vanno da 75 a 125, certamente inferiore a norma, però ci sono anche qui la variabilità. Da 6 a 85 soggetti con quoziente che entra perfettamente nella norma, e nella sua casistica la dottoressa Lecce aveva indicato che la delezione semplice, cioè quella in cui i genitori hanno il cariotipo normale, hanno una prognosi migliore con un quoziente 15-85 rispetto a quelli che hanno invece sono portatori di una traslocazione sbilanciata, di questo adesso parleremo anche fra poco, che hanno un quoziente più basso. Per quel che riguarda il linguaggio, ecco, la Wilkins trova a sopra i 10 anni, nel 50%, espressioni verbali adeguate ad esprimere necessità ed emozioni, dice. Esattamente, iperattività, 50%, questo è un dato abbastanza confermato da tutti, e poi aggressività, 36%, ma io credo che anche questi due fattori possono, su questo parlerà Elena Pedrinanzi, intervenire con opportuni strumenti educativi se utilizzati molto precocemente. Poi il secondo lavoro è del 90, quindi come vedete passano 10 anni prima che abbiamo, sono sempre Stati Uniti, Miami, il professor Carli, 62 soggetti, poi anche qui i dati li abbiamo comunque, preso bene su 31, ecco, e camminare da soli 71%, io ho tradotto letteralmente perché sembra che vedano qualche sfumatura e poi vedrete il prossimo lavoro, 71%, che si alimentano da soli 77%, tenersi puliti 77%. Per il linguaggio, quelli tenuti in famiglia, comunicazione verbale 50%, che arriva al 75% se si tiene conto anche di quelli che usano il linguaggio dei segni, mentre per quelli istituzionalizzati 0%. La comunicazione verbale e il linguaggio dei segni irregolare o assente. Su questo forse potrà dirvi di più, perché poi hanno fatto una distinzione che anche per me è chiarissima. Ecco, qui abbiamo l'ultimo lavoro di pochi mesi fa, Cornish e collaboratori, 1996, Regno Unito, Inghilterra, 27 soggetti, e anche qui guardate però che sono 8 anni di media, tra 4 e 16 anni. E qui vediamo. Sviluppo, problemi neurologici che sia convulsioni zero come già rilevato un po' da tutti, anomalie dell'udito neppure zero, visive circa 15%, deambulazione sicura ecco 18%, qui ho usato questo termine e quindi mette solo un 18%, tenendo però presente che abbiamo quelli di 4 anni e poi ho fatto i conti degli altri in cui dice deambulazione non proprio normale, deambulazione un po' incerta, che sono 80%, quindi praticamente la totalità cammina, però ha voluto dar rilievo a una deambulazione sicura, comunque la quasi totalità cammina, 80% non bene, ma gli altri 80%. Motricità grossolana presente il 92%, motricità fine 65%, portare il cibo alla bocca tutti, bere da una tazza 70%, tenersi puliti 26%, lavarsi e vestirsi 22%, qui teniamo presente che naturalmente abbiamo i piccoli e anche qui io ritengo personalmente, e penso che anche la presidenza sarà d'accordo con me, che si possa fare molto per ottenere di più, sempre con interventi precoci, suggerimenti appropriati. Poi qui comportamento, questo lo dico un po' così, questi sono i rilievi che potremo poi vedere se confermiamo, ipersensibilità agli stimoli sonori, un 80%, alimentazione normale nel senso di un'alimentazione variata, 70%, sonno normale, 74%, che qui da alto mi sembrava un po' di rilevare che fosse meno da noi, ma comunque sono tutti dati da controllare.
autoaggressività molto alta, questa non contrasta un po' con quel che è la mia esperienza. Movimenti ripetitivi, vabbè, non è particolarmente importante, 70%, movimenti imbacciati 70%, eccessiva allegria 66%, testardaggine 60%, tutti i bambini sono testardi, attaccamento ossessivo agli oggetti 52%, ecolalia, cioè ripetere le parole 51%, ma ci sono quelli di 4 anni. E poi non iperattività nel 52, comunque più o meno la metà risulta iperattivo, come corrisponde ai dati un po' di tutti. Qui poi ancora il linguaggio, la comunicazione verbale 26%, e qui distingue appunto comunicazione, metodi non verbali e segni o simboli, globalmente un altro 55,5%. E un'incapacità di comunicare solo nel 18%, ma teniamo a mente sempre l'età. Quindi, che cosa si può riassumere da questa parte? Che c'è un accordo di tutti gli autori per una correlazione diretta fra il livello di acquisizione funzionale e, primo, l'allevamento in famiglia importantissimo, e secondo, altrettanto importante, la precoce introduzione di mezzi, di stimoli psicomotori e del linguaggio. Secondo punto che sottolineo io è che esiste una variabile, e anche altri hanno studiato, ma è su questo che deve ancora essere svolto lo studio, ed è su questo, e questo è l'obiettivo anche uno degli obiettivi del progetto di studio, che esiste una variabilità clinica e citogenetica dei soggetti con delezione di 5P che può essere studiata con nuove sofisticate tecniche di analisi molecolare. E ora vediamo, torniamo alla citogenetica. Ecco, generalmente la delezione è de novo, cioè una nuova mutazione, e il cariotipo dei genitori è normale, questo nel 90% circa. Solo il 10-15% è una traslocazione, cioè c'è una anomalia cromosomica in uno dei genitori che è per lo più che ha ricevuto a sua volta da magari diverse generazioni questo genitore. Ecco. La traslocazione nuova è più rara. Poi ci sono. Ecco, dei genitori deriva dalla traslocazione e dei genitori è bilanciata. I genitori sono portatori di una traslocazione bilanciata. Hanno uno spostamento, su questo potremmo dire, ecco, di una parte di un altro cromosoma, il 5 tra 5 e 15, ma una parte del 5 è andata sul 15 e viceversa, e il patrimonio genetico è bilanciato. Questo soggetto è perfettamente normale perché il patrimonio genetico non è cambiato. Ha capito? Quindi c'è stato un riarrangiamento, lo chiamiamo noi, ecco, c'è questa mutazione che ha portato questo scambio dei due frammenti, c'è stata una rottura di uno, una rottura dell'altro, lo scambio, però i conti tornano, diciamo. Ecco, il patrimonio genetico è perfetto. Mentre però questo fatto può poi provocare che il genitore trasmetta quello deleto soltanto e non l'altro che ha il pezzo in più, ecco, e allora trasmetta nella gametogenesi e poi nello zigote, ecco, può trasmettere, e allora si può avere il prodotto di concepimento, il figlio che ha preso dalla mamma quello normale e metti dalla mamma per dire, ecco, e dalla mamma quello deleto, uno dei genitori, non so se è stato chiaro. Ascolti, io che ho anche tre figli posso trasmettere, sappiamo, io ho partorito Sabrina con 15 anni, le mie figlie possono aver paura a partorire. Adesso arrivo, c'è una diapositiva per questo. Ecco, ci sono casi più rari, mosaicismo, e abbiamo uno qua tra di noi, che sono meno gravi, anche sul piano dello sviluppo. Ecco, poi altre più rare forme del cromosoma ad anello in versione pericentrica.
Ecco, qui sono i nostri, erano su 82 casi del congresso di Siena, avevamo, corrispondente alla letteratura, la maggioranza, la delezione de novo, 22 non avevamo il cariotipo dei genitori, ancora allora non sempre si faceva il cariotipo dei genitori, non ero riuscito a averlo di tutti. Ecco, 10 casi con traslocazione sbilanciata, quindi si dice sbilanciata nel bambino, bilanciata nel genitore. Però lui praticamente ha solo il cromosoma sbilanciato, quello deleto, che però può portare una piccola quota dell'altro cromosoma e questo comporta una maggior gravità. E adesso lo dirò questo, verrà fuori la diapositiva. E poi, ecco, sbilanciata di nuovo, è un piccolo numero di cariotipo apparentemente normale, che questi sono molto importanti perché sono quei bambini che hanno una delezione piccola che ai tempi non era stata vista come tecnica di allora e che sono i casi di bambini meno gravi, che sarebbe, ecco, bene anche analizzare ora. Ecco, fin dall'inizio, da quando è stata scoperta la sindrome, ci sono state molte discussioni se si poteva correlare la citogenetica con la clinica, cioè se si poteva vedere se all'ampiezza maggiore o minore della delezione corrispondesse una maggiore o minore gravità. E come vedete, all'inizio, anni 70, Breg trovava che la delezione poteva comportare la perdita da 35 al 55% del braccio corto del cromosoma 5. Niebuhr trova già un'oscillazione maggiore, riesce a vedere un po' di più, e dice dal 32 al 62%. La Wilkins, nell'inizio degli anni 80, con la tecnica cosiddetta ad alta risoluzione, che è già un passo avanti della citogenetica classica, quel vecchio cariotipo che avete visto, questa è una tecnica per cui si stirano, si allungano i cromosomi con particolari accorgimenti, si può arrivare dalle 300 bande, perché poi è intervenuto il bandeggio per meglio individuarli, ecco, perché a quei tempi non si distingueva neanche il 4 dal 5 all'inizio, e si può vedere 800 bande, circa invece che le solite 300. Ecco, qui la Wilkins riesce a vedere che la perdita può andare dal 16 all'81%, e dai dati raccolti Niebuhr trova che la delezione più ampia corrisponde a una maggior deviazione dalla norma di misure antropometriche, ha fatto un lavoro molto curato su tutte le misurazioni, che diventa significativa specie per la larghezza cefalica, lui la chiama, per la circonferenza cranica, e pellica, perché hanno in genere la pelle sottile, questa è una caratteristica, sono snelli in generale, longilinei come forma. E anche la Wilkins trova che il quoziente intellettivo più basso corrisponde a una maggiore ampiezza della delezione. E sempre questa autrice dice che il fenotipo più grave, sia per malformazioni associate, per malattie, per mortalità, per quoziente più basso, è nei casi di traslocazione familiare, quelli di cui si parlava prima. Comunque, il fatto che, nonostante la variabilità, ci fosse comunque una caratteristica clinica comune in tutti questi casi, ben riconoscibile ad un occhio esperto, nonostante la variabilità della delezione, aveva fatto già pensare che ci fosse una piccola zona, chiamata regione critica, la cui perdita determina le caratteristiche cliniche della sindrome e che il professor Niebuhr aveva individuato nella banda 5P1-5.2. Ecco qua il braccio corto del cromosoma 5 e come vedete, ecco, questa era la sua ipotesi, che questa zona, la perdita di questa zona determinasse le caratteristiche cliniche della sindrome. E difatti la sua ipotesi è stata confermata anche dalle successive indagini. Certo, da allora molto strada è stata fatta, e su questo che si sono rivolte le indagini più recenti. P1-2, che si deve dire 1-2. No, che da lì alla fine. Sì, ecco, quindi 1-3, ecco, adesso.
La prossima. Sì. E questa è la prima indagine molecolare effettuata sulle sindrome del Crigler-Najjar nell'86 dalla dottoressa Oberhauser di Filadelfia, che è la più grande studiosa, la leader della ricerca sul Crigler-Najjar nel mondo. Ecco, e questo io l'avevo già presentato a Siena, era l'anno prima del congresso di Siena di genetica, e è complicato, ma penso che potete anche capirlo. Questa è la prima analisi molecolare dell'epoca e qui ci sono due braccia corte del cromosoma 5, questa è già fatta con sonde molecolari, insomma, spiegheremo che sostengono dai batteri. Questo tipo di perdita, vedete, queste sono le bande normali del 5P del braccio corto. Questo è Crigler-Najjar, questo è Crigler-Najjar. Crigler-Najjar anche, naturalmente. Questo è anche un Crigler-Najjar. Questi due invece sono soggetti con un lieve ritardo mentale. E anche questo. Più lieve ritardo mentale, questo solo molto lieve, questo è moderato ritardo mentale. E questo per esempio era un soggetto invece, è stato trovato dalla dottoressa Oberhauser in una delezione interstiziale, non aveva la perdita terminale, ma una grossa banda 1-4 in diagnosi prenatale sul liquido amniotico. Poi, visto questo, nel corso della gravidanza, ha esaminato i genitori e i familiari, hanno trovato questa alterazione presente in 3 generazioni con soggetti perfettamente normali. La gravidanza ha proseguito ed è nata una bambina normalissima. Quindi vedete già la variabilità già individuata e di casi come questi che avevano ritardo mentale, particolarmente tipo questo, abbiamo avuto anche un caso importante segnalato sulla lista internazionale dal professor Bacichetti di Padova. Ecco, e quindi già allora alcuni casi meno gravi erano stati segnalati. Quindi la delezione dei 5P non sempre significa sindrome del Crigler-Najjar. Questo è una delle cose che emerge recentissimamente. E anche se la Oberhauser ha fatto il primo lavoro al mondo su questo, ma da allora anche molta strada è stata fatta in questi ultimi 10 anni, 10 anni che la dottoressa Oberhauser studia questo problema. Ed è proprio stato grazie all'appoggio che ci ha dato a me, alla Franca Dana con cui lavoro, il citogenetista con cui abbiamo studiato i casi fin da più di 30 anni fa, e all'associazione, che ci è stato possibile di mandare avanti questo progetto. La prossima. Ecco, qui vedete invece recentissimo braccio corto del braccio di 5, qui questo l'ha mandato personalmente la dottoressa Oberhauser, una comunicazione personale, come si usa dire, in gergo scientifico, perché, ecco, e qui vedete in questi anni quanti punti, quanta variabilità di rottura, quindi vedevate dalla grossolanità, diciamo, anche della precedente, che era già una diagnosi, era già un'analisi molecolare, ma quanta strada è stata fatta, quanti punti di rottura sono stati qui trovati, da qui a qui, analizzati uno per uno nei vari pazienti con la sindrome Crigler-Najjar. Ed è questo il lavoro che ci proponiamo di fare, perché, come dice il dottor Oberhauser, bisogna che l'esame di molti casi può consentire di effettuare questa difficile analisi della delezione del T5P, del sito critico, della regione critica che determina la sindrome. Ecco, quindi questo è il... ed è su questa strada che dovremo procedere nei nostri casi. Quindi una variabilità clinica, qui è già stato possibile distinguere, tanto che sarà proverato sui laboratori, ecco, una regione a cui si possono riferire i caratteri clinici soltanto del volto, una regione del volto, quelli cosiddetti dismorfismi, una regione specifica per il pianto è stata distinta da Wolfsmuth, che era anche insieme alla Oberhauser in quel primo lavoro, e di Imbur e altri, e
è stata distinta le caratteristiche dell'età giovane e della prima età e dell'età successiva. Si comincia a, diciamo, ad allineare qui le varie caratteristiche e a capire se esiste la correlazione tra le caratteristiche cliniche e la citogenetica. Ecco, e naturalmente l'indagine sul ritardo mentale, che ha anche la variabilità del ritardo mentale, che è quella che è l'obiettivo preminente dell'indagine. Ma l'indagine è difficile perché la direzione è ampia e richiede l'esame di molti casi, per questo che volentieri il professor Raggi ci ha messo a disposizione 135 sonde. Pensate che il commercio in Italia, nel mondo, esiste una sonda per il 5P molecolare del commercio. Sono state mandate 135 sonde solo per questa zona specifica del 5P. Ecco, questa sonda molecolare è un segmento di DNA, sapete che i cromosomi sono costituiti di DNA, la molecola che contiene tutti i nostri caratteri ereditari, ecco, che viene ottenuta in vettori, germi o batteri o fagi, ecco, segmenti del DNA se riesco a spiegarlo in modo semplice, ecco, del cromosoma da testare, torniamo di 5B, tutti i segmenti del DNA di 5B vengono introdotti in questi vettori, clonati, diciamo, si potrebbe dire un termine che adesso usa, è riprodotto il frammento di DNA complementare, tanto per intenderci. Questi vettori, questi fagi, contengono quindi il complementare del singolo frammento, cioè singola sequenza di DNA. Dato che questo frammento di DNA sono le sonde, vengono colorati particolarmente con fluorocromi, coloranti fluorescenti, vengono poi messi insieme, vengono i cromosomi da testare, e allora se la sonda troverà il suo complementare, va a legarsi col segmento complementare se lo trova. Se il cromosoma normale andrà a legarsi col segmento normale, altrimenti non si vede la fluorescenza. Altrimenti, se non c'è quel determinato segmento, non si vede. Ecco, allora si vede che c'è la direzione di quel determinato frammento. E questo viene fatto per 130-150 siti. Ecco. Non so se è stato abbastanza chiaro. Ecco lì, naturalmente ogni segmento contiene molti geni, perché adesso il genoma umano, sapete che si parlava di 100.000, ma adesso sembra che siano meno. E qui dovremmo essere, Lauberhauser pensava potessero essere circa 100 i geni perduti, poi probabilmente sono meno, perché qui guardate, dire i numeri è come la questione dei cromosomi 46-48, voglio dire, è molto difficile di dire, io adesso ve li ho dati un po' così, ma non sono, perché cambiano continuamente, queste sono ipotesi. Ecco, e quindi certamente è ampio e quindi molto difficile lo studio della deletione, il complesso. Sono quasi finito. Tutti i genitori che i bambini sono perfettamente tranquilli, stanno lavorando, stanno tranquillissimi, stanno lavorando, sfruttando, tutti felici. Anche i bambini che sono gli operatori. Ecco, veniamo agli obiettivi del progetto. E quindi, naturalmente, devo subito dire che, come anche voi già saprete, purtroppo non è che possiamo sperare, come vorremmo, ecco, di trovare la medicina che risolve il problema. E voi purtroppo lo sapete che avete già avuto molti problemi e questo non possiamo
sperando. Però vediamo quello che si può fare, insomma. Ecco, quindi anzitutto mantenere attivo il registro italiano che avevo iniziato appunto da molti anni e portavo avanti come domanda. Ero arrivata a quei circa 90 casi nel tempo del Congresso Nazionale di Siena, con la collaborazione di tutti i laboratori italiani, e che poi ho continuato a portare avanti, ma che ha avuto un contributo straordinario dall'associazione, perché naturalmente di quei primi casi molti sono deceduti, di altri non si è più riavuti le notizie, adesso cercheremo anche di recuperarli, molti sono stati anche già recuperati, ma comunque naturalmente il contributo dell'associazione è stato, ripeto, straordinario per raccogliere dati e quindi importantissimo mantenere attivo questo registro per accrescere tutte le informazioni cliniche, le informazioni genetiche e poi poter fare sulla banca dati delle elaborazioni che possono riguardare moltissime cose che adesso non elenco così da rivedere la stima dell'incidenza che non è neppure detto che sia quella, insomma comunque verificarla probabile, ma oppure la distribuzione nel nostro paese o le curve di crescita specifiche eccetera eccetera, sono moltissime le elaborazioni che possiamo fare. Ecco, poi la maggioranza dei dati clinici disponibili si riferisce a pazienti istituzionalizzati, come abbiamo detto, e sono questi i dati che si trovano tuttora sui libri classici. Ecco, perché come avete visto sono tre lavori in tutto, uno recentissimo, quello di Carlo, ho fatto una fatica grandissima, l'ho fatto mandare da Londra, perché erano atti di un congresso avvenuto a Edimburgo nell'88. Ecco, quindi lo studio longitudinale sui bambini allevati in famiglia ha lo scopo di riscrivere la storia naturale della sindrome. Questo è proprio uno degli obiettivi importanti. Ecco, voi naturalmente ci siete passati anche molte volte un po' soli, ecco, e quindi serve certamente di più a quelli che hanno adesso i bambini piccoli, che saranno più fortunati di voi. Ma ecco, però penso che lo scambio di informazioni che può esserci anche oggi, anche tra di voi, anche proprio in questa occasione, sia estremamente prezioso. Grazie per l'attenzione, questo momento. Ecco, quindi riscrivere la storia naturale della sindrome e di fornire linee guida sempre aggiornate che consentano di meglio orientare gli interventi riabilitativi ed educativi, perché non sono pochi gli operatori, ma Maria Tenazzi lo saprà anche, che chiamano, che chiedono consigli, informazioni, che sono essi stessi soli di fronte ai problemi. Poi di studiare la correlazione genotipo-fenotipo, quello di cui parlavo prima, che è l'obiettivo più di ricerca scientifica. Ecco, l'analisi del citogenetico molecolare con l'uso della FISH, ecco questa, la FISH, che è la ibridazione in situ con sonde fluorescenti, la sigla vuol dire, ecco, ibridazione in situ con sonde fluorescenti, è quella di cui abbiamo parlato prima. Ecco, è la tecnica che è recentissima, è recente, anche solo di qualche anno, quindi non è che anche prima fosse possibile, proprio che solo da qualche anno è a disposizione questa tecnica. Quindi i lavori anche dell'Overhaus con l'utilizzo sono del 94-95, rende possibile lo studio più fine dell'ampiezza della direzione in ogni soggetto, ed è questo che noi iniziamo a fare. Un momento, scusi. Ecco, questo potrà consentire una diagnosi più precisa in ogni singolo soggetto. Ecco, anche qui, ripeto, per voi già avete avuto modo di seguire, ma tuttavia penso che, dato che esiste la variabilità, possa essere utile per voi, per tutti gli altri, di vedere se si può fare una diagnosi più precisa e poter dare una prognosi più precisa in ogni singolo caso per quel che è lo sviluppo futuro. E anche per voi penso possa essere utile, dato che, come sappiamo, la sopravvivenza è prolungata. Ecco, e una più precisa diagnosi prenatale con conseguenze rilevanti
sulla consulenza genetica, perché ci sono a volte delle traslocazioni criptiche, piccole, che, questo anche poi per rispondere alla signora di prima, che possono non essere viste con la citogenetica classica, che si possono vedere con la FISH, con queste sonde specifiche, e quindi possono cambiare molto la consulenza genetica, perché possono essere considerate delle lesioni semplici, quando invece c'è una traslocazione, ma molto piccolina, quindi che non era stata vista con la citogenetica classica, e che quindi può sfuggire, e allora può cambiare molto la consulenza genetica, può consentire, come si è già visto in qualche raro caso segnalato in letteratura, una diagnosi prenatale che altrimenti non sarebbe stata possibile. E questi esami potrebbero farlo nel futuro? No, assolutamente. No, un momento, adesso vediamo la prossima diapositiva. In linea generale, la consulenza genetica è questa, che quando c'è la deletione isolata, cariotipo dei genitori normali, il rischio di ricorrenza è praticamente trascurabile. Non corrono rischi per i propri figli, fratelli o sorelle sani. La traslocazione bilanciata in uno dei genitori comporta invece un rischio di ricorrenza di circa il 10%, che in genetica è già abbastanza altino, non è alto come i caratteri autosomici recessivi che sono del 25%, i dominanti che sono addirittura del 50%, ma 10% è già il rischio. In entrambi i casi è possibile effettuare la diagnosi prenatale. Però c'è una riserva, questo era quello che si può dire finora, ma ecco, però non si poteva escludere qui la traslocazione criptica, quella possiamo vederla solo con l'indagine molecolare. Ma visto che domani faremo il prelievo, se c'è qui una, per tutti quelli che lo vorranno fare, potremo fare l'analisi sofisticata con l'analisi con le sonde della dottoressa Overhaus, ecco, che e quindi dare risposta a questa domanda. Sì, e questo è un ceticismo che ho fatto vedere prima, ecco, sì, che nei sono casi e ecco, c'è magari solo una percentuale di sbagliata, una linea, ecco, e l'altra. Di solito si arriva alla diagnosi del 100%, perché le esaminate sono sbagliate. E ecco, no, in realtà la diagnosi del 100% non c'è mai, perché il mosaicismo teoricamente è sempre possibile, perché potrebbe essere anche di altri organi, di altri tessuti, e quindi no, non è che si eliminano. Sì, però se ne può esaminare 30, se ne può esaminare 100, ma non si può esaminare. Sì, in pratica si dice così, perché un cariotipo classico si fanno 20 cellule. Poi se uno vuole cercare un mosaicismo con tenacia, ecco, diciamo cerca 100, cercando 150, ma non è che si possa utilizzare. Ecco, quindi si può cercare qualche tessuto, fare una biopsia di cute, fare i fibroblasti. Però non si può, potrebbe in teoria esserci sempre. Questo vale per tutte le anomalie del cromosoma. Quello influisce positivamente. Questo non si può escludere mai, diciamo. Ecco, volevo ancora dire, questa è l'ultima diapositiva, poi ne avremo un altro dei ragazzini, ecco, ma volevo ancora dire che il progetto che vede me come coordinatore e come collaborazione, la dottoressa Tania Bricarelli che con me studia da tanti anni, abbiamo collaborato insieme allo studio dei bambini Clinician e che dirige, eravamo insieme a Gasdini, alla clinica pediatrica di Università di Genova, attualmente lei dirige il centro di genetica umana dell'ospedale Galliera di Genova, con la collaborazione della dottoressa Overhaus di Filadelfia e con la collaborazione dell'associazione Bambini Clinician, ha ottenuto l'approvazione della commissione scientifica internazionale di Teleton. E questo ci ha fatto piacere. L'ho saputo da 10 giorni, perché abbiamo fatto un grosso lavoro, io ho lavorato tutto l'estate scorsa, tutto, ecco, qui anche il progetto può essere, l'ho lavorato tutta l'estate scorsa in vacanza, perché
di sapore di sugare. Ecco, non si possono fare queste cose, ho sempre dovuto fare altre cose, dei ritagli di tempo, la domenica, la vacanza. Ecco, e quindi, facendo anche la vacanza, ma voglio dire, però, ecco, dedicando un bel po' di tempo. Ecco, però, l'abbiamo fatto un po' così perché ci sembrava che non meritasse e che questo è stato molto caldeggiato, devo dire, questa, dall'associazione che supportava anche e molto stimolata fin da principio, perché devo dire, non lo dico per... Ecco, la signora Masini era stato subito quello che ha detto, che ha anche stimolato me, perché infine anche per me è stato una, un certo... Perché sono anch'io in un certo senso, e il supporto dell'associazione ci ha fatto pensare che poteva, ecco, avere un riconoscimento, e poi insomma non si sa mai come vanno le cose, invece ecco, è andato, ci hanno dato l'approvazione alla Commissione internazionale. Quindi è di tutti, la, diciamo, la cosa è di tutti, è rivolta a tutti. Il territorio italiano. Italiano. Dunque, adesso, credo che non ci sia più niente. Ah no, cominciano i ragazzini, che poi c'è un altro carrello, velocemente. Ecco, qui abbiamo il nostro Marco, che io avevo visto 10 anni fa, e che qui lo trovo a San Marino, ecco, che aveva 7 anni, adesso ne ha molti di più. Ecco, vedete già, ecco, vedete come... Dunque, ma... Sì, l'avevo fatto già vedere, no, stavo pensando, abbiamo visto già la ragazzina grande. Ecco, vedete comunque qual è l'aspetto dei nostri, le postime le ho messe adesso tutto rapidamente stamattina insieme a queste, perché mi sono state portate la più gran parte anche ieri sera. Dunque, e spero che siano messe bene in ordine, ve l'ho fatto rapidamente stamattina. Ecco, quindi questo è Marco, che aveva 7 anni, e vedete qui, nella sua scuola, bambino allevato in famiglia, ecco, la prossima. Eccolo qua, Marco, piccolino, ancora. Eccolo. Avanti. Guardate, ecco che aspetto hanno, ecco, io non vi ho fatto vedere molte immagini che avevo del passato, perché sono molto, molto diverse da quelle attuali. Ecco, sì, non me la... Ecco, io guardate, ecco, io ne avrei avute molte di tantissimi anni, di tanti racconti. Sì, certo. Sì, sì, difatti è così, è questo che volevo dire, non possiamo fare il confronto, ma credo che, ve lo immaginate, non ho voluto farlo, ma è quindi, penso che possiamo anche dimenticarci di quelle, ecco, di quei dati là, e che iniziamo una pagina nuova nella storia della sindrome del Pulisciano. Ecco, quindi guardate questo bel bambino, Riccardino, la prossima, ecco, avanti, guardi forse il fuoco è giusto, ecco qua, che vuol fischiare forse, o no? Avanti, forse. Eccolo qua, guardate che bel bambino, ecco. E quindi grazie, mi ci ha portato le foto di Federico. Di Riccardo, avanti, scusate, eccolo qui ancora, avanti, ecco qui abbiamo Angelica, questa non è qui, perché ha 9 anni circa, ecco vedete anche qui un'altra bambinella che sto seguendo ora, vedete,
avanti. Queste sono foto più, diciamo, da mettere nel, tra le schede, non erano foto di vita, sono foto così, documentazione più che altro, ma guardate che è carina, quanto è carina Angelica. E qui abbiamo la nostra Giulia, con le sue attività. Ecco qui la Giulia, guardati là. Ecco qui abbiamo Giulia. Ecco. Qui Giulia, come sapete, è seguita dal professor Tengoni di Padova, che mi aveva fatto avere le prime diapositive e che ha avuto un'assistenza, non devo dirlo io, ma speciale, del tutto particolare per molti, molti anni. Ecco, e ecco qui con le sue attività, facciamole passare. Ecco che, si, che beve la tazza. Che si sveste, perché sapete, dicevano che non erano in grado assolutamente né di svestirsi, che è più facile, e di vestirsi, che è più difficile. Che si lava, non avevano cura della propria persona, diceva il professor Nippo, scriveva nel 78, nessuna cura della propria persona. Ecco qui sono le sue attività, non ho riprodotto proprio tutte, ecco, le diapositive, ho fatto una scelta, ecco così, che fa la sua ciclette. Ecco, che qui attività domestiche, come vedete affetta lo zucchino, le verdure. Ecco qui, sempre attività, lava i piatti. Naturalmente è importante l'autonomia, il comportamento sociale, è importantissimo questo. Ecco qui, ecco. E qui scrive, benissimo. Qui batte a macchina. E qui fa un po' di musica. E qui abbiamo Francesco, eccolo qua. Che gusto Francesco, eh? Quindi queste sono quelle, diciamo, di documentazione della prossima. Eccolo qui, lo conosciamo bene, è sempre il mandatore lui delle situazioni. Ecco qua, il fuoco. Qui, ho fatto anche qui una scelta, mi scuso, ecco. Che gioca a pallone. In palestra, ancora in palestra, guardate, solleva, insomma, rincuora proprio vedere queste immagini, eh? Eccolo qui accompagnato dal maestro quando era piccolo, vedete che era dritto sullo ski lift. Ecco, quindi abbiamo appena finito la stagione. Questo è quest'anno, stagione sciistica. Eccolo qui, ecco, e fa piacere di vedere queste immagini. Valeva la pena di venire a San Casciano a vedere queste immagini. Eccolo qua, da solo sullo ski lift. Questo bisogna che sappiano tutti. Qui andiamo già verso l'estate. Piscina, naturalmente. Ah, ecco, a scuola. Ma sì, l'ho fatto per mettere in ordine cronologico dopo l'inverno i bagni, diciamo in un certo modo. Bravissimo, sa nuotare. Ecco, non posso fare a meno di dire che è stato seguito da Marilena Petrinazzi, che segue tanti di questi ragazzini e che no, sì, naturalmente il merito è della famiglia e degli operatori. Ecco, ma aspettate, ma teniamola ancora un momento quella di prima. Ecco, mi sembra che... Sì, effettivamente è la scoperta, cioè, ecco, alla quale lui partecipa attivamente, che sono i ragazzi che poi lui gioca a calcio. Ecco, difatti se... È in una squadra. Ecco, difatti io questa l'ho lasciata come ultima diapositiva stamattina di tutta la serie, perché mi sembra che questo inserimento con gli altri bambini, anche proprio come indicazione di quella solidarietà
di cui parlava il nostro signor sindaco più vicino, possa concludere il nostro discorso. Vi ringrazio molto. Grazie. Io sono la mamma di Betty, penso che sia la più anziana perché ha 32 anni. Io ho già dei figli sposati con nipoti. Adesso sentendo queste nuove tecniche, ai miei figli quando erano in gravidanza hanno fatto le mammi cromosomiche, hanno fatto delle ricerche, non è risultato niente. Difatti io ho 3 nipoti bellissimi, sono piccoli perché una ha 4 mesi e maggiore ha 4 anni. Però per il momento tutti gli esami che sono stati fatti non risulta niente. Ecco, io questo che volevo chiedere, posso stare sicura? Perché cioè, mia figlia, vabbè, io ho un rapporto molto buono con mia figlia, però con mia nuora lei è sempre molto paurosa, anche adesso che ha avuto in mano le mappe cromosomiche, così ha sempre quel dubbio di dire, vabbè, ma poi magari più avanti. Ecco, vorrei certo, avere certo. Una sicurezza sì. Da portare certo, con certo. La mia nuora, se lei me la può dare. 100% no, lo so che purtroppo no. Niente è sicuro al 100%, però è un pochino più sollevo e farla rimanere un po' tranquilla. Sì, ma penso che anzitutto può stare tranquillissima perché non è che il cariotipo non serva, ecco, e le traslocazioni critiche sono rare, quindi direi sicuramente, o quasi sicuramente, ma potremmo dire addirittura sicuramente è tutto così, è tutto bene, tant'è che risulta già dai bambini che sono nati bene, quindi può stare tranquillissima. Comunque, dato che faremo le indagini, se siete d'accordo, naturalmente col vostro consenso, tutto questo, vi anticipo che ci sarà anche da firmare un consenso informato, questo l'abbiamo anche inserito anche nel progetto. Si tratta di un prelievo di sangue, ma comunque le cose sono state spiegate, ecco, e ci sarà questo consenso informato. Se siete d'accordo, facendo l'indagine su voi genitori, si esclude poi per tutti gli altri, perché se aveste dovuto trasmetterla, l'avevate voi, semmai. Ecco, e quindi... Anche che il caso di Betty è stato analizzato nel lontano 1968, però la clinica Gaslini di Genova, sì. Dove noi genitori e il fratello che era già presente, è stata fatta la mappa cromosomica. Sì, certo, certo. Il risultato che eravamo veramente domande. Dico, se ci fosse una traslocazione critica, cioè quella cosa più nuova di cui ho parlato, che mi sembrava che la preoccupasse, che è molto rara, anche nell'ambito già della rarità della sindrome, ma è rara, ecco, quindi la vedremmo, ecco, quindi ecco, peraltro nascosto. Ecco, sì, ah sì, scusate, ecco, brava la signora, perché cerco sempre già di dire, di spiegare, ma poi può scattare qualcosa, ecco. Sì, questa, se ci fosse una piccola cosa che allora non potevano, e nessuno lo può da nessuna parte se non, ecco, facendo questa analisi specifica che faremo adesso, ecco, questo va detto, ecco, ma adesso non vorrei avervi troppo preoccupato con questo fatto che è una pensavo neanche di non dirlo, ma dato che poi è venuto fuori il discorso della traslocazione e vedo che siete informati e mi fa piacere naturalmente, ecco, e allora è venuta fuori, ma è rara, è chiaro che le traslocazioni per lo più si vedono, non sono nascoste, quindi state tranquilli che voi se è stato trovato normale siete normali. Tuttavia esiste il problema della possibilità che sarà della traslocazione critica, questa si può vedere oggi con queste analisi sofisticate sui vostri. Ci sono altri che hanno domande? La signora. Io sono qui e purtroppo mio marito non c'è più. Il fatto è questo, quando io ho avuto Sabrina avevo chiesto se dovevo fare la mappa cromosomica, perché a 40 giorni ne ha fatto la mappa cromosomica. E questo medico, il professor Saputo lì a Milano, non so se l'ha conosciuto, era un pediatra, e mi ha detto, guarda signora, non dipende né da lei né dal marito, le ho chiesto, io voglio avere un'altra figlia, posso?
signora, lo faccia benissimo. Infatti io, quando sono rimasta in gravidanza, dalla laurea l'ultima, sono rimasta subito positiva, sono stata Verone e nasce di 3 chili, ma da Sabrina non è che io ho minacciato aborto oppure, non c'era. A 3 mesi e mezzo io ho dovuto fare un esame di sangue per dire, io sento già mia figlia, voi mi dite di bere queste pastiglie per avere il mesco. Io non ho voluto, sono andata privatamente e il medico mi ha detto no, lei è gravida, però sono stata male tutta la gravidanza, ho avuto dei problemi. Adesso io vorrei chiedere, non ho fatto la mappa cromosomica, non l'ha fatta mio marito perché non ce l'ha chiesta, lui non c'è più, io vorrei sapere se le mie figlie possono stare tranquille. Sì, ma certo, lo faremo lei, poi naturalmente, visto che si può eventualmente esaminare le figlie, se vogliamo, per scrupolo. Ecco, adesso qui dicevo semplice, tutti e due i genitori, non è caso di disturbare gli altri familiari, ecco, ma per lei possiamo eventualmente estenderla all'indagine, però stia tranquilla, come ho detto, questo sono casi rari, essendo voi non avete fatto per niente la mamma cromosomica neanche voi. Eh sì, allora sì, ma adesso lei c'è, il marito è mancato, comunque facciamo intanto. Certo, e allora lo faremo alle figlie. Si può anche fare per posta, potrete mandarmi le campioni per posta, perché ho portato tutto l'occorrente in quella sacca lì, che è già tutto per confezionare, perché non ci sono tutti i papà, abbiamo detto Maura, e allora abbiamo già previsto di, che l'ho già fatto anche con molti altri centri, di darvi una scatoletta per la spedizione e tutte le istruzioni per il medico, quello che può fare. La desideriamo senz'altro. Ci sono altri che vogliono fare domande? Ci sono altri? Sì, la signora. Stavo tutte queste foto, ecco, dottoressa. Comunque un problema è che quando è nata l'area, i medici si sono accorti che l'area aveva una malformazione cromosomica. Malformazioni? Irriusciate. Ah sì, no, credo che la sono. E si sono accorti quando l'area aveva 7 mesi. Cioè ci siamo accorti io e mio marito che sta bambina non cresceva più la testa, non si muoveva, si manteneva la testa dritta, però non si muoveva, non si girava. Siamo andati avanti fino a 11 mesi, fino a quando il nostro pediatra ebbe il dubbio della testa. E siamo andati dal professor Rubino, che è il secondo poliglino della facoltà di Napoli, e guardando questa bambina ha detto, ma come, non ti sei accorto come medico che questa bambina ha dei problemi? E lì abbiamo fatto una mappa cromosomica. E così ci siamo messi, ecco, che l'area allora adesso ha 15 anni, era la bambina che conoscevano, e la sindrome è rara, ecco la giustificazione è quello che essendo rara magari il medico non ha mai avuto occasione di vederla, allora quando è nata l'area non presentava questa caratteristica, è una bambina che era bellissima, ecco, da un lato, ecco, e quindi dall'altro può significare che non aveva le caratteristiche, ma per questo è anche importante di analizzare. Sono molto contenta, ecco, che sia nata questa cosa. Io veramente ringrazio Maura, ringrazio tutto, perché io quando ho visto il programma televisivo mi è venuto proprio, dico, finalmente c'è qualcosa, una soluzione. Ecco, dopo ne parleremo. Certo. Sono altri? No? Allora, vorrei fare una domanda io velocemente. Questo che noi facciamo serve perché purtroppo conoscenze su Cridusha sono ancora molto limitate. Ecco, tutte le notizie che noi ricaveremo da questa ricerca, come verranno messe poi a disposizione del mondo medico, scientifico in Italia? Beh, adesso naturalmente verranno pubblicate, ecco, che vedremo in base ai risultati che potremo ottenere naturalmente, sia su riviste scientifiche, nazionali, internazionali, se meriterà il lavoro, se i risultati meriteranno, come speriamo, ecco, e poi naturalmente anche sotto forma di linee guida, di informazioni che andranno distribuite agli operatori, faremo la diffusione maggiore possibile di questo.